Ecco, siamo tornati in studio, come annunciato, seconda parte dedicata all'eccellenza. Prego alla regia di mandare in onda i risultati, il quadro completo dei risultati di quest'ultima giornata, la 18ª del campionato di eccellenza pugliese. Corato Cerignola 1-0, San Paolo Bari, dolenti note per il Fasano 3-1, Locorotondo Francavilla 0-0, Noicattaro Manfredonia 1-1. Copertino Racale 3-1, Terlizzi Vieste 3-0, pareggio 1-1 tra Maglie e Bisceglie, vittoria in trasferta a Tricase del Monopoli per 1-0. In testa alla classifica sempre il Monopoli a 47 punti, staccato di 6 punti a 41 il Bisceglie, seguono il Cerignola a 39, il Corato a 29, il Racale a 28, il Manfredonia a 27, Noicattaro a 25, Copertino a 21, il Fasano a 20 punti, come sappiamo penalizzato di 4 punti, il Tricase e il Maglia 18 punti, Vieste 17, Terlizzi, Francavilla e Locorotondo a 16 punti, San Paolo Bari sempre fanalino di coda a 9 punti. E noi dovremmo avere in collegamento telefonico subito il mister del Fasano, mister Olive. Buonasera, mister. Buonasera a tutti, buonasera. Ecco, mister, come si spiega questo Fasano, un po' dottor Jekyll e mister Hyde, una bella vittoria ottenuta rotonda nel turno precedente contro il Maglia, una sconfitta forse un po' inaspettata in trasferta contro il San Paolo Bari, ultima in classifica, ma è una squadra che, come abbiamo sottolineato varie volte, si è molto rinforzata in queste ultime settimane. Sì, una vittoria del San Paolo ci può pure stare, così come la nostra sconfitta, però è stato il modo in cui abbiamo giocato la gara, il modo in cui ci siamo approcciati alla gara che non è andato assolutamente bene. Non siamo praticamente mai scesi in campo e questo è l'aspetto più dolente della gara di ieri. Avevo chiesto ai miei ragazzi una partita di grande determinazione, grande sacrificio, perché loro avrebbero messo in campo queste caratteristiche e noi invece ci siamo fatti trovare impreparati da questo punto di vista e abbiamo soltanto subito il San Paolo. Praticamente è stata una prova, ad usare un termine forte, indegna, perché per 90 minuti siamo stati praticamente inesistenti. Non mi aspettavo questo dai miei ragazzi, anche perché, ripeto, durante la settimana ho spesso parlato della gara e di come volevo che si affrontasse. Evidentemente forse non sono stato così tanto bravo a farmi capire ed è venuta fuori una prestazione molto scialba. Ecco, un Fasano che accusa, possiamo dire, una certa discontinuità, ci può stare naturalmente in un campionato lungo come quello dell'eccellenza, ma una discontinuità che preoccupa un po', soprattutto in trasferta. Guarda, sinceramente eravamo reduci da quattro risultati Certo. utili. Avevamo ottenuto un pareggio con Francavilla, un pareggio fuori casa a Terlizzi, poi la vittoria a Locorotondo, la vittoria con Proprio per Maglie, quello. e questo mi lasciava ben sperare. La sconfitta ci può pure stare, ripeto, l'altra volta abbiamo perso la partita, però siamo usciti tra gli applausi del pubblico, abbiamo ricevuto i complimenti degli addetti ai lavori. È il modo proprio di perdere che non mi è andato giù, perché siamo stati praticamente inesistenti, non siamo mai entrati in campo. Michele. Sì, ciao Vito, sono Michele. Sì, Michele, Sì. ho dei problemi in linea, sento altre voci. Sì, forse ci Sì, sono dei magari problemi, magari chiediamo alla adesso regia la di regia di risolverli. risolverli. Michele. No, a me piacerebbe capire da Mister Olive. Vi sento, vi sento. Ok, Benissimo. grazie. Ecco, mi piacerebbe capire, al di là di quelli che sono stati gli aspetti tecnici, che credo ci sia ormai poco più nulla da dire, perché insomma non siamo mai scesi in campo, lo ha detto lo stesso mister, quindi partita da dimenticare e archiviare in fretta per quanto riguarda le questioni tecniche. Però mi piacerebbe capire anche che tipo di ambiente avete trovato al vostro arrivo a Bari in questa situazione. Sappiamo che purtroppo non corre buon sangue dopo le note vicissitudini che poi ci hanno portato quest'anno ai 4 punti di penalizzazioni e che si sono consumati proprio contro con questa società.
Credi Michele, al di là di quello che è successo lo scorso anno e che stiamo pagando purtroppo quest'anno, l'ambiente comunque è stato abbastanza tranquillo, quindi questo mi fa ancora più rabbia. Avessimo trovato un ambiente che poteva condizionare un attimino l'esito dell'incontro, l'arbitraggio oppure alcuni giocatori impreparati a questo tipo di ambiente abbastanza caldo, potevo pure giustificare e capire. Però abbiamo trovato soltanto degli amici da Checco de Napoli, Vito Sgobba, tanti giocatori che poi sono stati a Fasano, per cui questo, ripeto, è un aspetto inquietante perché abbiamo giocato una partita in trasferta in un ambiente tranquillo dove, ripeto, abbiamo trovato tanti amici eppure sembrava avessimo paura di giocare la partita e questo è inammissibile. È una partita, come hai detto tu, che voglio dimenticare in fretta, voglio subito voltare pagina, non vedo l'ora che arrivi domenica per cercare una rivincita contro il Copertino. Qualcuno si è rilassato troppo, 4 risultati utili consecutivi di cui 2 belle e convincenti vittorie hanno fatto male a qualcuno? Potrebbe anche essere una risposta, anche se non dovrebbe essere così, perché c'è ancora tanto da fare, purtroppo l'obiettivo non è stato raggiunto, quindi non possiamo sentirci già sazi e appagati, anzi dovevamo continuare a inanellare una serie di risultati utili consecutivi che ci avrebbero permesso di ottenere sempre una posizione ancora più tranquilla in classifica. Invece tutto questo è stato interrotto inaspettatamente a Bari, dove, ripeto, ci può stare pure la sconfitta, ma non in quel modo. Quanto complica i piani del Fasano questa sconfitta? Non sono preoccupato per quello, perché finita classifica praticamente non è cambiato nulla, siamo ancora fuori dai play-out, il campionato. Sì, ma solo a 3 punti adesso, E lo erano anche prima di domenica, erano 3 punti, sono rimasti 3 punti, ecco perché da quel punto di vista non mi preoccupo più di tanto, è soltanto, ripeto, bisogna lavorare parecchio sulla testa dei giocatori e capire perché è venuta fuori questa prestazione, praticamente una gara che, come ci tengo a sottolineare, non è mai cominciata, praticamente abbiamo saltato un turno di campionato. Ecco, tra l'altro non ha sfruttato neanche il vantaggio della superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo. Un altro aspetto negativo è questo, addirittura abbiamo subito la terza rete, loro hanno terminato il primo tempo in vantaggio per 2-0, poi nel secondo tempo avevo chiesto una grande reazione, c'è stata l'espulsione di un loro giocatore, addirittura invece siamo fatti cogliere impreparati su un'azione che ha portato a un calcio di rigore e quindi alla terza marcatura, quindi tutto da dimenticare. Fa male per il Fasano, Vito, giocare in superiorità numerica, Sì, a questo punto, vedendo tutti i precedenti, non riusciamo mai a sfruttare la superiorità. Eccezione fatta a Locorotondo, ovviamente. È successo a Locorotondo, magari, però anche in quell'occasione, al posto di chiudere definitivamente la gara, ci siamo fatti rimontare 2 gol. Poi magari è andata come tutti sappiamo, però anche in quell'occasione, con la superiorità numerica, ci siamo fatti rimontare 2 reti. Contro il Francavilla, con la doppia superiorità addirittura, non siamo riusciti a vincere l'incontro. E ieri la stessa cosa, ci conviene che gli avversari restino in 11. Ecco, direttore, è un Fasano che si ritrova a dover pagare anche degli errori societari della passata stagione, questi 4 punti di penalizzazione, ma nonostante questo è un Fasano che, passi falsi a parte, può puntare comunque tranquillamente alla salvezza quest'anno. Sì, sicuramente, ovviamente ci può stare una partita sottotono, presa sotto gamba, ci può anche stare. L'importante è che, per quanto riguarda il loro campionato, da domenica prossima possano ricominciare quel cammino che hanno interrotto domenica scorsa. Ci sta, sai, di andare in un campo ultimo in classifica, qualche momento di rilassamento, però penso e spero, insomma, che da domenica prossima si possono già riprendere quei 3 punti che domenica scorsa dovevano fare. Domenica prossima in casa il turno con il Copertino. Michele. Copertino, dove c'è un ex fasanese, o meglio fasanese proprio, Doc Michi Laguardia, che abbiamo avuto ospite nei nostri studi qualche volta quando vestiva la maglia del Fasano. Però mi piacerebbe capire da mister Olive se è soddisfatto del mercato di riparazione.
Michele, purtroppo sapevamo dall'inizio quello che doveva essere il nostro campionato, le risorse economiche a cosa ci spingevano. Evidentemente la società quello ha potuto fare, quello ha fatto, per cui sfruttiamo al massimo i giocatori che abbiamo in rosa, non possiamo pretendere più di tanto, anzi dobbiamo anche elogiare i ragazzi se tra le mille difficoltà sono riusciti a conquistare pure sul campo la bellezza di 24 punti. I tempi di recupero di Pace? I tempi di recupero di Pace dovrebbero essere un paio di settimane. Ieri, guarda, non mi va tanto di parlare dei singoli, però a questo punto è un elemento davvero importante in questa squadra, con la sua grinta, la sua determinazione, è un elemento che ci fa davvero molto comodo e la sua assenza ieri si è fatta parecchio sentire. Giancarlo, dicevamo, al di là dei demeriti del Fasano, questa è una squadra, quella del San Paolo Bari, che comunque si è rinforzata in questo mercato di riparazione e probabilmente i progressi si stanno già vedendo. Beh, dispiace che questi che progressi, a pagarne le spese sia stato proprio il Fasano, anche perché io non più di una settimana fa parlavo proprio del fatto che in ogni caso Fasano, al di là dei risultati che possono esserci o non esserci, ha sempre dato una garanzia, quella di aver giocato sempre a ottimi livelli. Sentire mister Olive invece che ne parla così giustamente, in maniera critica, fa male, perché se io davo per scontato che una squadra come il Fasano, che ha sempre giocato bene, che quindi non poteva avere difficoltà nel mantenere la categoria, se questo invece non dovesse accadere è un rischio che non è giusto che il Fasano corra. Quindi fa benissimo, a mio avviso, mister Olive a cercare di tenere altissima la guardia e l'attenzione da parte dei propri ragazzi, perché il campionato è come tutti i campionati, perché io quando sento dire il campionato è durissimo, il campionato di eccellenza è duro, il campionato di Serie D, tutti i campionati sono duri, diciamo che in questo caso il Fasano deve porre molta attenzione e non sprecare ciò che di buono ha fatto fino ad oggi. Penso che l'attenzione massima del mister sarà sicuramente, non devo essere certo io a dirlo, ma lo sa perfettamente, ma i ragazzi dovranno essere richiamati a un'attenzione maggiore, perché non si può bruciare, con la difficoltà anche della penalizzazione sopraggiunta, bruciare un'annata che si presentava e si può presentare ancora in maniera positiva. Dulcis in fondo il Francavilla, un pareggio sul campo del Locorotondo che non soddisfa, che lascia più di un rammarico per la verità, per quella che poteva essere una vittoria che avrebbe allontanato il Francavilla dalla zona a rischio della classifica. Intanto salutiamo mister Olive, grazie mister, in bocca al lupo per domenica prossima. Grazie a voi tutti, buonasera. Dicevamo del Francavilla questo pareggio, intanto le chiedo, direttore, come è maturato questo pareggio, un pareggio che non ha soddisfatto l'ambiente, soprattutto non ha soddisfatto il presidente Tonino Donatiello, che subito dopo il match si è espresso in maniera abbastanza critica anche nei confronti della sua squadra. Sicuramente il presidente, diciamo, sulla striscia positiva di due vittorie consecutive con Vieste e Terlizzi sperava vivamente di continuare con una vittoria, però insomma la partita è stata abbastanza dura, perché su un campo non eccezionale, perché il terreno di gioco era molto giboso, era di difficile, non si poteva giocare con palla a terra, e siccome il mister Favonio ha cercato in queste ultime settimane di creare un gioco e cercare di arrivare davanti alla porta con fraseggi stretti in velocità, questa cosa ci ha un po' limitato. Poi sicuramente il Locorotondo ha messo in campo molta aggressività, su ogni contrasto entrava duramente. I nostri ragazzi, essendo una squadra nostra relativamente giovane, ha subito moralmente anche questo. È stata una partita un po' nervosa. Sì, è stata una partita molto nervosa, con diverse interruzioni di gioco, con l'arbitro che trompeva giustamente molte volte il gioco, diverse ammonizioni, c'è stata l'espulsione di Galeandro, l'esclusione del mister del Locorotondo, un'altra espulsione di un giocatore della panchina del Locorotondo, insomma c'è stato un ambiente un po' surriscaldato, anche perché la partita, la posta in palio era davvero molto importante per entrambe le formazioni, visto che
entrambe le squadre erano terz'ultime a 15 punti. Sicuramente noi potevamo fare qualcosa in più perché... Ecco, perché al di là di questi aspetti che hanno sicuramente inciso, il presidente diceva anche che è stata una partita, almeno per molti dei suoi giocatori, forse non all'altezza. Sì, penso che abbiamo subito in maniera caratteriale l'aggressione del Locorondo, sempre calcisticamente, certo, agonisticamente parlando. E anche se le occasioni le abbiamo avute, al primo tempo con Carteni e nel finale con una posizione di Tedesco dove Indiveri ha fatto un mezzo miracolo, e poi l'occasione anche di Camposeo che è tu per tu col portiere non ha trovato il tempo per concludere a rete. Però insomma all'inizio anche un punto ci poteva stare in questa trasferta, sperando adesso nelle prossime due partite. Abbiamo il Maglia in casa, che è un'altra nostra diretta concorrente, e poi anche noi andremo a giocare a San Paolo Bari, sperando di avere un esito migliore di quello che ha avuto domenica scorsa il Fasano. Ecco, c'è un po' di rammarico perché naturalmente il Locorotondo vi accompagna, no, in questa lotta diretta per la salvezza. Una vittoria avrebbe staccato anche il Locorotondo, però a proposito di bicchieri mezzi vuoti e mezzi pieni, diciamo che comunque un pareggio fuori casa è sempre un buon punto. Tra l'altro poi il Francavilla veniva anche da una bella vittoria, la prima vittoria con il Terlizzi. Venivamo anche dalla vittoria con il Vieste fuori casa. Poi ovviamente adesso contano anche la classifica avulsa negli scontri diretti, portandoci più avanti nella fine del campionato, perché con il Locorotondo c'è stato un pareggio interno, quindi la situazione rimane anche invariata, sai. Andare a perdere, avere una sconfitta con il Locorotondo sarebbero stati non 3 punti, ma sarebbero stati 4 in un'ottica classifica avulsa. Certo. Col Terlizzi pure siamo in parità, con il Vieste abbiamo il vantaggio del doppio confronto. Quindi insomma si va a incastrare anche questi altri meccanismi. Sicuramente però è un punto che ci lascia ben sperare per il lavoro che comunque si sta facendo, sperando di riuscire a tirarci fuori il prima possibile dalla zona play-out. Anche perché domenica abbiamo risentito ancora dell'assenza di un attaccante importante qual è Ugo Pica, e anche di Colluto e di Graziano Tartaglia, quindi insomma erano 3 elementi importanti, 3 uomini comunque di esperienza che fuori casa avrebbero avuto il loro peso fondamentale. Michele. Sì, ma io credo che un punto a Locorotondo sia buono. 3 sarebbero stati giusti, perché comunque secondo me insieme al Maglie, che ormai pare, qui ci mettiamo il condizionale perché poi ieri è stato capace di pareggiare esatto, col Bicelli, sia pure in extremis, però quantomeno è riuscito a pareggiare. Io credo che il Maglie sia la squadra più in disarmo. Anche se in settimana so che un paio di elementi sono arrivati. Sì, bisogna vedere quanto riusciranno ad integrarsi. Questo lo voglio dire, perché per dire anche la mia squadra domenica di non prendere con le dovute cautele, di entrare subito all'arma bianca. Ma io credo che sia stato l'errore che ha commesso il Biceglie ieri, certo, con l'esiguo vantaggio di 1-0, probabilmente avrà concesso qualche metro in più al Maglie, e sicuramente il Maglie ne ha approfittato, ringraziando poi per questo pareggio forse anche insperato. È chiaro che io sono d'accordo con il direttore quando dice che a Locorotondo, e lo dice anche il presidente a quanto pare, bisognava andare a fare bottino pieno, perché era una diretta concorrente, e mettersela alle spalle. Anche perché il nuovo Francavilla, perché così lo possiamo definire ormai, il nuovo Francavilla, perché ci sono stati tanti innesti, insomma, è una squadra che sicuramente deve uscire da quelle zone di classifica. E Locorotondo era una buona occasione. Anche se io credo che le prossime due gare saranno fondamentali, perché Maglie e San Paolo sono esattamente le due dirette concorrenti sul quale Francavilla dovrà incentrare il suo campionato e quindi la sua salvezza. Però, direttore, con l'organico che avete formato in questo momento, io credo che ci sono tutti i presupposti per uscire fuori da quella zona. Prima parlavamo dei luoghi comuni, no? La palla è rotonda, si gioca 11 contro 11. Diciamo, scherziamo, però ovviamente le partite vanno giocate, dobbiamo cercare di entrare con una maggiore cattiveria e non farci prendere
dal ritmo e dalle condizioni che gli avversari ci mettono all'inizio della gara. Questo è chiaro, però è chiaro, è anche evidente che nelle ultime settimane c'è stata una significativa evoluzione della squadra. Certamente, la squadra è stata notevolmente rinforzata, quindi insomma speriamo di riuscire a uscire al più presto dalla zona calda. Sicuramente, come dice Michele, le prossime due partite sono tappe fondamentali per questo discorso e cercare di darsi fuori il prima possibile. Direttore, se mi permette, io eccezione fatti i quartieri alti della classifica, parliamo dal copertino in giù. Perché diciamo quella è la zona in cui ci si giocherà la salvezza. Io credo che il Francavilla sia la squadra che ha fatto la miglior campagna di riparazione come acquisti, come rinforzi, no? Anche se domenica io ho visto il Terlizzi da noi, insomma, abbiamo sicuramente creato moltissimo rispetto a loro, però il Terlizzi non è una squadra in disarmo. No, il Locorotondo sul proprio campo penso che si farà rispettare da qua in avanti. Bisogna capire il Vieste, che è in netto calo, come andrà la stagione. Il Maglia sicuramente... Ma basta guardare la classifica e analizzare. Il San Paolo ha preso 4 giocatori e un mister molto esperto. Certo. Il Locorotondo non si è mosso sul mercato. Il Terlizzi ha fatto degli aggiustamenti significativi. Ma poi Vieste, Maglie, Tricasi e Fasano, diciamo, sono fermi là. Quindi io credo che il Francavilla sia la squadra che ha fatto. E anche il Copertino non ha fatto un granché, eccezione fatta che ha preso il portiere. Questi due ultimi innesti. Ecco, direttore, parliamo di questo suo ritorno a Francavilla. Sì. A Francavilla la legano, tra l'altro, 3 anni di ricordi bellissimi, soddisfazioni, 2 Coppa Italia, la promozione in Serie D. Come si è sancito questo ritorno a Francavilla? Guarda, io sono in famiglia lì, quindi quando è arrivata la telefonata del presidente per chiedere una collaborazione in questi prossimi mesi, ho accettato di corsa perché... mi ha spiegato più o meno le cose come sono andate avanti fino a oggi e quello che c'è da fare da oggi fino alla fine del campionato. L'obiettivo era quello di centrare la salvezza senza i play-out e in questa direzione stiamo lavorando sia dal punto di vista della struttura di squadra sia dal punto di vista dell'organizzazione. L'obiettivo è quello, cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile e cercando di uscirne il prima possibile dalla zona play-out. Ripeto, sono in famiglia lì e quindi c'è stata questa possibilità, questa telefonata e abbiamo accettato di corsa. Giancarlo, tu che conosci bene Giuseppe Negro, questo ritorno sta già facendo vedere i suoi effetti positivi, salutari. Giancarlo, volevo dire che comunque... gran parte del merito va dato al presidente perché in questa stagione è partito a luglio con nulla. Assolutamente. Grazie a tanti amici suoi personali e ai collaboratori che si sono fatti in 4.000 pur di cominciare la stagione, di mettere in campo una formazione tale da poter gestire al meglio almeno il girone di andata. Bisogna dare atto e merito a tutte queste persone, a tutti quei commercianti, agli artigiani, ai piccoli imprenditori che con un minimo di contributo sono riusciti a portare avanti una gestione economica che comunque anche in eccellenza, anche con poche risorse, comunque le spese esistono e bisogna andare avanti con un minimo di rimborso spese ai tesserati e le spese varie che comunque ci sono nei campionati di calcio, questo bisogna darne modo al presidente e a tutti questi collaboratori e anche a tanti amici che comunque ci supportano dal ristorante per la domenica per andare a mangiare i calciatori con Francesco Cito che gratuitamente mette a disposizione il proprio ristorante per far mangiare i ragazzi nel prepartita, allo stesso Lobello che fornisce i pullman per le trasferte, tutti amici del presidente che sono riusciti in qualche modo a convogliare le proprie forze per cercare di portare avanti questa società fino a questo momento. Poi ovviamente il presidente ha sempre detto che le porte, come diceva il buon distante a suo tempo, le porte sono aperte sempre a tutti quanti. Si cerca ovviamente risorse economiche da ogni luogo per cercare di
rifiorire insomma, questa società e cercare di portare avanti l'idea del presidente, che insomma è quella di riuscire a salvarsi nel più breve tempo possibile. Giancarlo. Scusa Giancarlo. No, dice, anzi. Beh, che dire, io penso che le porte non siano aperte, penso che le porte siano spalancate e penso che non ci sia una società che non abbia in questi periodi delle porte spalancate a nuove risorse. Tra l'altro lunedì scorso ne parlavamo di alcune voci che parlavano di un nuovo sponsor, però il presidente ha smentito. Sì, sì, posso confermare. Sì, sì. Queste erano due confermiamo l'arrivo dello sponsor. Confermiamo la smentita. Ah, noi avevamo riportato solo alcune voci, avevamo non c'era niente di ufficiale. Basta venire allo stadio, vedere le immagini, insomma, anche gli stessi pannelli pubblicitari si vedono che sono tutte persone, piccoli commercianti che danno il minimo contributo, però per fortuna sono tanti. E quindi il tanto fa la somma per cercare e di portare avanti. Il totale, diciamo, fa il totale. E quindi. Comunque, ritornando al discorso, parlando del. Io sono stato ben contento, ma non soltanto per amicizia, ma anche per un fatto puramente tecnico, del fatto che il presidente abbia ricoinvolto Negro in questa iniziativa, perché lo reputo prima di tutto una persona seria, ma sembra ora che stia facendo una sviolinata con lui presente, no, ma è un dato di fatto, perché è un gli si deve dare atto che un tale conoscitore dell'ambiente, del calcio, soprattutto il calcio in questi ambiti, che è giusto, è una risorsa che va valorizzata, e quindi sono convinto che uno dei migliori acquisti che il Francavilla potesse fare era quello appunto di coinvolgere Giuseppe in questo progetto. Non giochi, però sappiamo perfettamente che nello sport nello sport c'è da dire che chi viene messo in evidenza, chi appare sono i giocatori, ma spesso le fortune di tante società sono state proprio quelle persone che da dietro, nell'oscuro di una società, di un ufficio, in quegli ambiti permettono di realizzare dei progetti. Io faccio sempre un esempio, a me è caro perché un po' di conoscenza ce l'avevo, ma è un esempio che tanti potrebbero fare. Spesso si parlava del Lecce che, nonostante sia quella che sia, una città di provincia riesce ad avere con una certa stabilità la Serie A, ma io non dimentico che la fortuna del Lecce non è stato quello di avere dei bei giocatori, ma di avere un tale signor Corvino che andava a beccare dei giocatori che hanno fatto le fortune del Lecce, perché poi andare in altre città hanno fatto cassa. Così come oggi come oggi dobbiamo, sempre parlando dei massimi livelli, ma un Udinese con una società che nel suo piccolo e se la gioca con grosse società, con grossi capitali, proprio perché ha quella capacità di andare a mettere sotto contratto tantissimi talenti che poi alla fin fine diventano fortune, talenti che fanno le fortune di altre società. Quindi credo che, facendo i dovuti confronti, penso che persone che conoscano bene il calcio fanno soltanto bene al calcio, quindi è giusto che Giuseppe possa lavorare e possa portare vantaggio al Francavilla, che deve assolutamente salvarsi. Nel ringraziare Giancarlo ovviamente, però vorrei, cioè, nel senso che molte volte il tifoso, lo sportivo in genere guarda effettivamente i 90 minuti della partita, però posso assicurare che al di là veramente del campo c'è il lavoro di tante persone che volontariamente spendono il loro tempo per cercare di portare avanti la partita la domenica. Io ho avuto l'onere e l'onore anche nella società del Brindisi attuale di lavorare un mese, solo un mese, per cercare di creare, insieme alla segretaria Maria Grazia, creare le condizioni per poter giocare la prima partita a Isernia in Coppa Italia. E posso garantire che il lavoro fatto in un mese è stato una vastità di burocrazia e di attenzione per poter garantire alla squadra di andare in campo,
che difficilmente si può quantificare. Ecco perché molte volte il tifoso, è vero che si arrabbia col calciatore o quant'altro, si contesta la società, però bisogna anche dare adito, cioè modo ad apprezzare il lavoro che tante società e tante persone o professionisti del settore fanno quotidianamente per cercare di giocare la partita la domenica. Noi ringraziamo naturalmente Giuseppe Negro e in bocca al lupo per la sua nuova, tra virgolette, attività di direttore generale del Francavilla. Prima di chiudere con il calcio, ancora complimenti allo Stuni Calcio che nel campionato di prima categoria ha vinto nuovamente, questa volta sul Noci per 1-0, una vittoria che permette alla squadra del presidente Marzio di viaggiare sempre in testa alla classifica, 2 punti dalla Castellaneta che è seconda. Allora chiudiamo con il calcio, brevemente 2 notizie prima di chiudere definitivamente questa puntata di Extra Time. Parliamo di basket per dar merito alla Tecno Acque Fasano che nel campionato DC regionale ha affrontato ieri e vinto contro la Virtus Lucera confermandosi imbattibile tra le mura amiche, lo vediamo nelle immagini. Domani nel notiziario, nei nostri telegiornali, avremo anche un servizio realizzato proprio dal nostro Michele Cavallo, una vittoria netta contro ogni pronostico, vista anche la formazione rimaneggiata che coach Cazzorla era costretto a mettere in campo. Dal basket alla pallamano, nel campionato di A Elite, complimenti alla Junior Fasano che ha conquistato le Final Four, è terminata infatti sul 28-28 la gara 2 dei quarti di finale di Coppa Italia tra la Junior e il Cassano Magnago, bella prestazione da parte degli ospiti, avanti 15-12 al termine della prima frazione, vicini alla qualificazione per larghi tratti del match, prima della reazione nella seconda parte della ripresa della compagine fasanese priva dell'infortunato Sirsi. La Junior Fasano affronterà ora nella semifinale delle Final Four il Teramo che ha eliminato nella doppia sfida in terra siciliana l'Enna. Nell'altra semifinale saranno invece impegnate Bolzano e Ambra. Michele, per chiudere, 2 buoni risultati per basket e pallamano. Sì, 2 ottimi risultati su, diciamo, 2 piani diversi, perché certo, la pallamano, come tu hai ben detto, il campionato di C. Certo, ha siglato un ottimo successo, mentre perché fa più notizia in questo caso per la difficoltà della gara la vittoria della Tecno Acque ieri contro la capolista Lucera, che ci aveva battuti nettamente all'andata lì a Lucera, e ieri la Tecno Acque ha dovuto fare a meno di Angelo De Leonardis, che è la punta di diamante di questa squadra, squalificato purtroppo per 2 turni, e anche di una serie di infortuni che durante tutta la gara hanno flagellato prima il play Andrea Gentile, che è stato fuori per quasi tutta la gara, per poi entrare negli ultimi 5 minuti e guarda caso siglare i punti decisivi del match, e poi dello stesso Damasco che nel finale di gara è stato colpito da crampi proprio quando Sordi era uscito per il 5° fallo. Quindi una serie di situazioni, vicissitudini complicate che avrebbero sicuramente favorito il Lucera nella sua rimonta, che era arrivata a 2 minuti dalla fine a soli 2 punti dal Fasano, ma il Fasano con tanto cuore e con l'apporto dei tifosi, veramente una novità. Ecco, appunto, questo volevo dire, direttore, questa è una classica partita che esalta il tifo, che esalta i tifosi. Sì, io poi sono un appassionato di basket, quindi siccome vedo spesso le partite, io abito a fianco al palazzetto di Biaruta, sì, quindi spesso vedo le partite di Serie C. Se non sbaglio, Lucera c'ha il play americano che fa, sì, forse di media 40 punti a partita. 27 non so se ieri. 27 ieri, quindi stava sotto media, forse sono i bravi Fasano a contenerlo. Sì, sicuramente. Comunque, diciamo, è stata una gara, diciamo, veramente giocata con il cuore, dove questi ragazzi hanno dimostrato di essere molto, molto, molto tosti in casa, infatti imbattuti. Da ben 2 anni in casa, insomma, un po' più leggeri nelle trasferte, infatti c'è stata qualche sconfitta di toppo per la Tecno Acque su campi dove questo team poteva quantomeno, insomma, portare a casa l'intera posta. L'obiettivo è la salvezza, ci sono già vicini, quello che verrà è sempre sicuramente in più. Va bene, noi chiudiamo qui questa
puntata di Extra Time. Grazie naturalmente ancora a Giuseppe Negro, grazie a Giancarlo Enrico, grazie a Michele Cavallo, grazie anche a Claudio Miale, difensore del Brindisi Calcio, a Vito Olive, allenatore, ad Alessio Fasano, che sono stati ospiti al telefono con noi. Grazie al nostro regista Beppe Recchia, a tutti i nostri operatori della regia, della messa in onda, i nostri tecnici. Grazie soprattutto a voi per averci seguito anche questa sera. Buonanotte e a lunedì prossimo.